Eccoci, bentornati su Go Games. In questa guida andremo a trovare tutti gli scrigni nei quattro vivai. Ce ne sono tre a vivaio e ci serviranno per la sezione dei collezionabili. Vi faccio vedere dove. Collezioni, qui evocazioni. Quindi vi faccio vedere dal primo dove si trovano. Quindi entriamo, andiamo di qua a sinistra, saliamo su. E di qua ci sarà la prima cassa, la aprite ovviamente e vi darà il drop. Nei vivai ci sono anche diversi ingredienti, come potete vedere, diverse risorse. Quindi tornare qui, oltre che a prendersi cura degli animali e recuperare tanti altri ingredienti per andare a potenziare l'equipaggiamento, recuperate veramente tanti tanti materiali che, insomma, vi evita magari un farming continuo in giro per il mondo. Scendiamo di qua, qua sotto ci sarà la seconda cassa, eccola qui, io le ho già aperte ma insomma, è la stessa cosa, e poi ci infiliamo qui dentro. Eccola lì, lì ci sarà la terza cassa. Per ogni vivaio, come già detto, ci saranno tre casse, quindi adesso andiamo a vedere nel secondo vivaio. Il secondo vivaio che ci viene aperto è questo qui. Vi faccio vedere qui dove potete trovare le tre casse. Andiamo di qua a sinistra e saltiamo qua. Poi andiamo sulla destra e qui in fondo ci sarà la cassa. Attenzione, siamo buttati. Dopodiché andiamo qui. E arrampichiamo qua sopra. Dai un po'. Che moceria. Qua su ci sarà la seconda cassa e qui in fondo ci sarà la terza. Andiamo qui, questi li prendo che mi servono. Eccola lì, questa sarà la terza cassa. Adesso andiamo a vedere il terzo vivaio. Il terzo vivaio che ci verrà aperto è questo qui. Quindi appena entrati andiamo di qua a sinistra e saltiamo su queste piattaforme, facciamo un attimino prima, sennò ci mette 2 ore nuotando. Qui ci sarà la prima cassa, poi torniamo indietro. Lo so che adesso cado nell'acqua. No, è andata bene. È andata molto bene. Andiamo di qua, saliamo. Qua giù ci sarà la seconda cassa. Non ti incastrare, mamma, si incastra sempre lì, terribile. Poi risaltiamo di qua.
Ci buttiamo. Io raccolgo tutto, eh. Poi ci infiliamo sotto quest'albero. Giriamo di qua. Tagliamo se si arrampica. Qui ci sarà una ragnatela. Fatela fuori con una magia di fuoco. E qui dietro ci sarà la cassa. Eccola qui. La terza e ultima di questo vivaio. Adesso andiamo a vedere l'ultimo vivaio che ci viene aperto. L'ultimo che ci viene aperto sarà qui dietro. Entriamo. Qui ci sarà la Fenice. Bellissima. Uno spettacolo. Com'è andata la nostra Fenice? Ah, è laggiù, è laggiù. Allora, ci arrampichiamo qua su. E qui ci sarà la prima cassa. Queste non le avevo ancora aperte. E buttate. Che cos'è? Aspettate che recupero tutto, che qua serve un sacco di roba. Qui diamo fuoco alle ragnatele. Ed eccola qui. Andiamo a prendere la terza. Qui sotto e andiamo di qua. Ed ecco qui la terza e ultima cassa. Come avete potuto vedere, qui nei vivai si trovano diverse risorse, non sono tantissime, però devo dire che spawnano molto velocemente. Quindi, se non volete andare in giro per il mondo a cercare risorse, entrare nei vivai e prendervi cura dei vostri animali fantastici vi aiuterà anche a mettere da parte un po' di risorse, perché basterà fare un giretto all'interno dei quattro vivai per andare a recuperare diversi consumabili che ci serviranno per le pozioni. Quindi non trascurate i vivai, dategli un'esploratina, perché comunque oltre alle casse vi dà anche importanti risorse da poter utilizzare in game. Detto questo, giovani, per questa guida è tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare un bel like. Grazie mille per averci seguito e alla prossima!